tornata con un nuovo video e come potete ben capire si tratta di un tutorial, di un mi preparo con voi e userò tutti quanti i prodotti che mi sono stati inviati dalla P2 Cosmetics e con l'aggiunta insomma di qualcos'altro che appunto non ho di questo brand. Inizierei subito intanto dal primer. Quindi vado ad applicare questo qui che è il Perfect Face, che è una base per il make-up illuminante. Vi avevo fatto vedere anche nell'unboxing, che è comunque leggermente leggermente colorata, ma poi si annulla sul viso e dà solamente un effetto luminoso alla pelle e mantiene il make-up per tutto quanto il giorno. Così dicono, insomma, perché io è la prima volta che sto provando questi prodotti con voi. Tra l'altro si assorbe super in fretta, noto anche che affina leggermente i pori dilatati e pur essendo comunque un primer luminoso, che è una cosa insomma non proprio scontata, e ha un buonissimo profumo. Io direi di passare subito agli occhi. Per il trucco occhi il protagonista sarà questo matitone della appunto P2 Cosmetics, che è lo Smoky Eye Coupon. Tra l'altro l'ho riswatchato anche dopo il video, è un colore davvero molto molto particolare e molto bello secondo me e voglio provare ad applicarlo senza primer, anche insomma per vedere l'effetto che fa dopo qualche ora, se va nelle pieghette e quant'altro, e ve lo farò sapere poi insomma nel blog e nei vari social. Quindi inizio ad applicarlo su tutto quanto l'occhio. Prendo un pennellino piatto e vado leggermente a sfumare i contorni per avere insomma un effetto non così netto. Mi piace tantissimo questo colore perché sembra un banale grigio, ma in realtà ha un sacco di riflessi all'interno, ha tipo dei riflessi taupe e non lo so, è veramente molto molto bello. Prendo una palettina della P2 che però non mi è stata inviata da loro questa è un regalo di Samantha a cui mando anche un bacione, è la Shades of Nude, eccola, e vado a prendere con un pennello da sfumatura il colore un pochino mischio, diciamo questi due colori, il rosa e il beigiolino, solo per creare una sfumatura qui nella piega dell'occhio. Con un pennello ampio vado invece a prendere questo dorato in alto e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Ora vi stupirò perché voglio fare un punto luce diverso dal solito, non voglio usare il classico oro, voglio fare una cosa diversa. Come punto luce infatti voglio usare questo ombretto della P2 che è il 110 Get On Board, che ha un bellissimo color carta da zucchero, lo definirei, come vedete è super super luminoso. Quindi vado a prendere un pennellino e lo vado a portare qua nell'angolo interno, sia sopra che sotto. Tra l'altro trovo che questo azzurro si sposi veramente molto molto bene con questo grigio. Riprendo il mio matitone e lo porto anche nella rima inferiore, proprio all'attaccatura delle ciglia. E questa volta lo vado a sfumare proprio con il suo sfumino. È il momento dell'eyeliner e vado ad usare il Luxurious Eyeliner Pen. È un eyeliner nero con questa punta, come vedete, super 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 sottile. Mi piace un sacco l'effetto che è riuscito comunque a venire fuori proprio perché ha questa punta super sottile. Sapete che io non amo le super rigone di eyeliner e quindi questo qua per me è veramente il top. Aprico il mascara e uso il Cia Sensazionali di Maybelline. È il momento delle sopracciglia, le vado a riempire con la mia solita matita di Benecos, che come vedete è diventata minuscola. E le vado
vado a fissare con l'Eyebrow Styling Gel di P2. E questo qua è il risultato finale dell'occhio. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati, come vedete. Ed è il momento del viso, soprattutto del correttore, che, come potete ben notare, me ne serve a quintalate. Il primo correttore che vado ad usare è il Camouflage Cream di Catrice. Purtroppo non ho nemmeno un correttore di P2 e questa cosa devo rimediare perché sono molto molto curiosa di provarli. Il Camouflage Cream lo vado a mettere su tutti i brufolini, imperfezioni e cosettine varie, perché è quello che me le copre proprio alla grande, e vado a tamponare con una spugnetta. Come vedete è già tutta un'altra storia. Con un correttore aranciato e vado a prendere il liquid concealer di Wycon e lo vado a portare solamente nella parte, quella che vedete qui, più viola delle occhiaie, quindi lo porto solo qua all'inizio. E poi vado ad applicare su tutto quanto il contorno occhi il liquid camouflage di Catrice. Questa è la tonalità 010, che è la più chiara, che infatti, come vedete, è veramente molto chiaro e mi piace tanto perché appunto illumina. E come ben vedete è già tutta un'altra storia. Vado a fissare tutto con il fondotinta in polvere / cipria di MAC. Questo è lo Studio Fix nella colorazione N4. Visto che non voglio una copertura troppo elevata, lo vado a prendere con un pennello e lo spolvero sul viso. È il momento del blush / contouring. Vado ad usare questa mini palettina di P2, che è la Profile Contouring nella colorazione 010 Perfect C. Vado prima ad applicare il blush, che è questo qui, il rosato, diciamo la cialdina un pochino più grande. Che è un rosa molto chiaro, però devo dire che sulla mia carnagione chiara sta veramente molto molto bene. Ora vado a prendere il colore questo qui un pochino più scuro, che è diciamo un color biscotto, e ci vado a scaldare un pochino l'incarnato. La cosa secondo me scomoda è che le cialde sono troppo piccole, quindi prenderle con il pennello è un po' un casino. E vado a prendere infine l'illuminante, che è davvero stupendo, che è questo qui. Nel frattempo sentite rumori, sì, va bene così. Lo prendo con un pennello piccolo e lo porto sopra lo zigomo. Guardate che bello. Questo è veramente stupendo, perché poi tra l'altro si vede proprio, è proprio bello. È bello luminoso, ma non ha glitter all'interno, quindi veramente bello bello. E lo porto leggermente anche sotto l'arcata. Guardate quanto è bello questo illuminante. Non dovevi dire, non lo sto dicendo a loro. Guardate come si vede, veramente bello bello. È il momento infine delle labbra e vado ad usare il rossetto che mi hanno inviato, che è il Full Color Lipstick 140 Put for Glory, che ha questo rosa pesca molto molto bello. Cremoso e il colore è veramente stupendo. Tra l'altro, cioè dalla videocamera sembra tipo fluo, in realtà è un colore leggermente fluo e direi che è veramente perfetto per l'estate e comunque non sfalza nemmeno tanto dallo stick, come vedete. Mi piace un sacco, veramente un bellissimo colore, super estivo, poi proprio bello, cioè sta anche bene con questo trucco, devo dire. E niente, questo qui era il Mi Preparo con voi con i prodotti della P2 Cosmetics. Fatemi sapere se vi piace questo look e quale prodotto, insomma, anche vi è piaciuto di più, vi ha incuriosito. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!